Brutta sconfitta quest'oggi per il Milan, primavera che ha perso 4-1 in casa contro la Roma, che però bisogna dirlo è una delle migliori squadre del campionato primavera. Ha inoltre segnato contro di noi Francesco D'Alessio, fratello di Leonardo D'Alessio, che si è appunto trasferito al Milan quest'estate. Poi, come tutti sappiamo, ha avuto quel brutto infortunio all'occhio, se non sbaglio, che lo dovrebbe tenere fuori fino all'inizio del prossimo anno. Per noi in gol Bob Murphy Omoregbe, è entrato nel secondo tempo. Come sempre sul mio Twitter trovate i gol del Milan, non vi riporto quelli della Roma. Oltre che novità di quest'oggi, anche i due bellissimi gol che ha segnato Camarda con l'Under 16 e un gol ancora più bello che ha segnato Alberto Chierosini invece con la maglia del Milan Under 18. Approfitto anche per chiedere a qualcuno di voi se sapete perché non funziona la web di Sport Italia. Io non riesco più a vedere le partite del Milan, è già la seconda partita, abbiamo già giocato questa settimana in Coppa Italia, non vi ho fatto il video perché appunto non avevo immagini da riportarvi. Qualcuno sa dirmi perché non funziona più Sport Italia o perlomeno in internet, non so se perché sono io all'estero, magari è quello il motivo. Comunque, se mi potete aiutare, scrivetemelo qua sotto. Tornando a parlare del Milan primavera, vedete che, come sempre diciamo, oramai Abate ha trovato 8 undicesimi titolari da andare a schierare e mantenere, oramai perlomeno dare una colonna alla squadra. Vediamo Bakuné, Kubis, Paloschi, Bozzolan, difesa 4 oramai classica, ogni tanto gioca Simic, ogni tanto gioca Bartesaghi, però sono questi 4 perlomeno i titolari fino a questo momento. Stesso discorso per il centrocampo, dove con Kevin Zeroli, Marsage e Gala sono già diverse partite che giocano questi 3. E un attacco invece dove c'è ancora un po' di turnover, anche se non è la prima volta che vediamo assieme Mangiameli, Calhanoglu e Alesi. Questo ovviamente a differenza della sfida di Coppa Italia Primavera giocata proprio questa settimana, dove hanno giocato le seconde linee, se così le vogliamo chiamare, hanno giocato Cuenca, Stalmach e tanti altri giocatori. E comunque non si possono considerare seconde linee, già che si tratta di giovani, può darsi che tra un mese ci troviamo tutt'altra formazione. Nel secondo tempo poi è entrato Cuenca al posto di Antonio Gala, Jordan Longhi al posto di Calhanoglu, che qua vediamo messo come prima punta, ma sappiamo che ogni tanto queste formazioni che ci sono qua in internet sbagliano. Calhanoglu ha giocato come sempre un po' esterno, spostandosi spesso a lavorare da trequartista, come abbiamo già detto in passato, ma da questa formazione sembra che ha giocato prima punta, così non è. Verso il 70esimo poi sono entrati Eletu, Stalmach e appunto Bob Murphy Omoregbe, autore del momentaneo gol del 3-1. Niente allarmismi, comunque come detto la Roma è una delle squadre più forti del campionato, abbiamo fatto un bel filotto di vittorie tanto in Europa che in Coppa Italia. Io sinceramente sono fiducioso che quest'anno le cose per il Milan primavera saranno molto migliori rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda Francesco Camarda, so che qualcuno di voi vuole avere qualche informazione, anche quest'anno è l'attuale capocannoniere del Milan Under 16, attenzione il ragazzo, gioca sempre con calciatori di 1-2 anni più grandi di lui. Accompagnato da Mattia Liberali, altro grande talento, autore già di 4 gol in questa stagione. Qua sotto in descrizione, come detto, trovate il link del mio Twitter dove vi posso portare i gol senza andare incontro a problemi di copyright. Oltre come sempre al link per iscrivervi a Sorair. Qualcuno di voi mi ha anche chiesto come poter prelevare i soldi che si sono guadagnati. Io vedete qua c'ho 94 euro guadagnati finora. E sto cercando anche io di informarmi, però sembra da quanto ho capito che bisogna aprire un account o un wallet salvadanaio, non so bene come si dice, di Ethereum, può essere MetaMask, Wallet Connect, uno di questi qua, e una volta aperto poi trasferirvi i soldi sul vostro conto. Credo che ci sia una percentuale da pagare per aprire questi qua, per quello sto ancora aspettando a prelevare, già che la mia intenzione è prelevare una volta l'anno, cioè non stare ogni settimana a prelevare, quindi magari posso riuscire a ritirare i soldi pagando una somma minima, magari 4-5 euro, che va benissimo. Vedete che comunque ho ancora in vendita Musà a 50 euro, Wasinski che ha debuttato titolare ieri, lo sapevo, me lo aspettavo, era un gran bel giovane che ho conosciuto col mio programma di scouting, anche lui adesso si sta vendendo sui 20 euro e piano piano li venderò tutti, ma pensavo di guadagnare 100-150, ma secondo me arriverò quasi anche
a 200 una volta che li vendo tutti. Come detto, poi lascerò pochi soldi nel gioco, continuerò a giocare gratis e quei soldi credo che li investirò nel scoprire talenti, perché ho visto che così sto guadagnando abbastanza bene. Non credo che continuerò a provare a partecipare con le carte gialle ai campionati, perché è molto difficile vincere, devi avere carte importanti, quindi spendere 100 euro a carta e sinceramente non è il mio. Preferisco comprarle a 1-2 euro, venderle a 20-30 e così guadagno qualcosa senza andare a investire troppo. Io continuerò a giocare gratis, anche se ogni settimana, vai te a sapere, questa settimana Sesigna ha deciso di farlo riposare. Non so perché, non era stato ammonito, non era squalificato, non so se è infortunato, il miglior calciatore della squadra. Niente, anche questa settimana un calciatore che non mi gioca. Morale della favola: non schierate calciatori che giocano in Corea e in Giappone, perché non si sa cosa succede, può perdere una gamba un calciatore, noi qua in Italia non lo sappiamo. Quindi d'ora in poi, per quanto forte siano i calciatori, io cercherò di concentrarmi su quelli europei, che almeno so se scendono in campo o no. Come sempre qua sotto trovate il link per iscrivervi al gioco, mancano 10 persone e poi farò un bel sorteggio per tutti questi 30 che mi hanno aiutato. Ricordate che acquistando 5 carte gialle all'asta, se vi siete iscritti attraverso il mio link, riceverete una sesta carta gratis, ma attenzione, bisogna comprarla all'asta. Comunque siamo vicini, mancano 10 persone, poi mi regaleranno una carta unica e dipendendo da quello che mi uscirà vediamo se sarà una carta da 300 o 3000 euro, comunque sarà un sorteggio per queste 30 persone, appunto in base al valore della carta che mi uscirà. Come sempre un bel mi piace al video, un saluto anche dalla gatta che, mamma mia quanto pesa, scendi un attimo e ci vediamo alla prossima.